Allora, ve lo dico subito. Quando il pubblico è freddo, eccetera, io non arretro, non mi intimorisco, io mi eccito. Io faccio tre passi avanti, vi rendo il tempo un inferno sulla terra. Un cazzo di inferno. Chiaro? Ehi, guarda, qui, sto qui, non lì. Bravo. Un vero femminista c'ha la terza via, come direbbe Pietro Ingrao, che conoscete tutti, eh? Come direbbe Fedez, la terza via di Fedez, eh? La terza via. E cioè, sei femminista se nello stupro riconosce la donna anche un atto rivoluzionario. E voi qua? Vi si grippa il cervello, ma che c'entra l'atto rivoluzionario? Sì, partiamo dall'inizio. Le donne in questo paese, in tutto il mondo, non contano un cazzo. Voi donne non contate un cazzo in Italia. Niente. Non ti risulta? Eh? Tu conti come un negro durante l'apartheid in Africa prima di Mandela. Sì. Voi donne non contate un cazzo. Se non siete d'accordo, ditemelo. Parliamone. Politicamente, la donna quanto conta? Vota da 70 anni? Sono più donne che uomini, votano come gli uomini. Quanti presidenti del Consiglio espressi dalla volontà popolare femminile sono stati eletti? Quante donne sono state elette presidente del Consiglio in 70 anni? Uno, se. Sto cazzo, mi pare sia Massimo. Sto cazzo. 70 anni che votate, zero presidente del Consiglio, donne. Tutti uomini. Casca Renzi, tutti contenti. Oh, Renzi mi stava antipatico, ma Berlusconi, Renzi, Grillo, Salvini. Voi non ci state, uomini che tolgono il posto ad altri uomini. Voi in politica non contate un cazzo. Però, nell'economia di questo paese, del pianeta, le donne contano. Quante società quotate in borsa, multinazionali, hanno a capo una donna come proprietaria? Quante? Dai! E una mi pare era parente con le prime. Sto cazzo! Tutti uomini hanno il potere politico ed economico. Tu non conti un cazzo. Però la religione mette le cose in equilibrio. La religione non è maschilista. Infatti il Papa una volta è donna, una volta è maschio. Eh? Papi, vescovi, cardinali, preti, tutti maschi. Sì, ci stanno le suore. Fanno il voto di castità, ma non dice messa. Cazzo, ritardate, no? Vi piace sta cosa? Tu riesci ad accettare questo? La religione cattolica è piena di maschi. Quanti profeti, evangelisti, non mi ricordo, troppi nomi. Le donne due, me ne ricordo tutte e due. Due sole. Una, la Maria Vergine, 12 anni, inconsapevole, piccola. Inconsapevole, oh, ma sono incinta, oh, non lo sapevo, c'è lo Spirito Santo. Boh. L'altra chi è? Maddalena, la puttana. Perché tu, amore mio, per la religione cattolica, o sei santa o sei puttana. Io, se scopo come un riccio tutte le sere una fica diversa, sono un Don Giovanni, sono fico. Tu, se lo fai, sei una troia. Sei contenta di questo? Lo accetti? Ti piace? No! No! Il maschilismo in questa società va tolto tutto. Ma alla fine il potere ogni tanto lascia qualche briciola. Qualche cosa la lascia. A voi manco quello. Le donne in questo paese cucinano. Da sempre il 90% delle donne cucinano, il 90%. Quante cucinano? Prima tutte, adesso l'80% cucinano. Quindi di attitudine la donna cucina meglio dell'uomo, perché la donna cucina a casa culturalmente da sempre. Ma i cuochi della televisione, perché MasterChef lo fa Cracco e non tu? Cannavacciuolo, Bastianich, Barbieri, dove cazzo stanno le donne? Cucinano a casa, ma i ristoranti stellati, tutti maschi. Sì, le donne cucinano, le trattorie di merda con i vapori che gli papuzzate cipolla tutto il giorno. La moda. I maschi vi considerano frivole perché voi state sempre dietro la moda. Quando vi accompagna vostro marito al centro commerciale, che dice là fuori con l'amichetto? Quello sempre a provarsi i vestiti. Io questi pantaloni ci ho fatto matrimonio di mio fratello, la comunione dei miei cugini. Voi siete frivole, siete dietro la moda. Gli stilisti però? Tutti maschi. Pochissime donne. Quasi tutti maschi. Frosi piuttosto, ma non le donne!
Non conti un cazzo. E manco tu. Perché il maschilismo, il maschio, ha messo una barriera che non ti permette di arrivare ai ruoli di vertice. Non te lo permette, sei brava, intelligente, te lo sbatti sui coglioni, che non c'hai. Perché il maschio te lo impedisce. Ma la natura, visto che le donne non si ribellano, ha pensato di fare qualcosa. Ha creato un equilibrio talmente forte che il maschilismo non riesce a vincere. E cioè, in un momento solo, a letto, nel sesso. Lì puoi essere Briatore, Berlusconi, Weinstein, Clinton, chi cazzo ti pare? Io, sto stronzo roscio, chiunque. A letto siamo tutti uguali, i soldi non contano, il potere non conta. Perché se anche hai comprato la Maserati, c'hai i palazzi e lei è bellissima e sta con te per i soldi, quando vai a scopare è tutto uguale per tutti. Lì siete nettamente superiori. Non ti risulta? Bionda, non ti risulta? Sì, lo sai perché? Perché noi maschi sessualmente siamo nati con una spada di ramo che si chiama erezione. Tu allarghi le cosce, puoi fa. Te va, non te va? Dormi. Quante volte il maschio è porcellino mentre dormi, ha fatto la porcata, eccetera. Fallo tu mentre dorme lui, fallo. Se ti piace il chewing gum. Perché noi dobbiamo avere l'erezione, del sangue deve andare e pompare, del sangue, non è un muscolo, del sangue deve andare lì e farlo diventare abbastanza duro per poter fare l'amore con te. Capisci che cazzo di storia? Sarà diverso o no? Se c'è la pressione bassa non scopi mai. Se ce l'hai alta si scopi, ma ti viene un ictus, quindi mangi pesante, c'hai un problema a casa. È per questo che la scena che si ripete spessissimo è quello che si lascia i pantaloni e dice: scusa, però mi è morto mio figlio, ho mangiato pesante, non lo so che è successo, ho perso il lavoro. Tu questa cosa non la fai. Tu, se vuoi soddisfarlo, lo fai anche per pena. Lui, se volesse, non può. Ma non solo. Questo è l'inizio dell'incubo, maschietto. Perché se ce la fai a avere l'erezione, e spesso succede, poi passa l'anni, c'è il levito, queste cose, pillolette, ma quando c'è l'erezione, è l'inizio dell'incubo. Perché tu ti hai pagato la cena, ti sei fatto la macchina, i palazzi per piacere alla fica. E una volta che ce l'hai dentro la camera, il momento per cui hai fatto tutto questo da maschio, fai l'amore, lei tende a raggiungere l'orgasmo, perché lo vuole raggiungere, tu tendi a reprimerlo, perché ti piace e dici: oddio, che bello, adesso vengo. No, non posso, perché lei non è venuta. No, non posso, guarda. Oddio, amore, sei venuta? No. Ah no, perché ho visto una sorta di movimento degli occhi. Però ti piace, vero? Ti piace? Sì, cioè, sì, mi piace, però se stai zitto è meglio. Cioè, vabbè, perché, no, cerco di carpire. Un momento. Ah, adesso? Oh, sei venuta? No, mi hai rotto i coglioni, non vengo mai così. Ah, perfetto. Allora, vabbè, niente, perché io sto per venire quasi, mi piace tanto, mi piace troppo. Sto per venire. Allora, penso alla guerra in Iraq, la guerra in Iraq, quanti morti ha fatto? Oddio, 1 milione di morti, oddio. Dovete pensare alle tragedie per cercare di reprimere l'orgasmo che lei cerca di raggiungere. Ci hai pagato per vivere questo dramma, coglione! Non solo, lei raggiunge l'orgasmo, 2, 3, 4, 6, quanti ne pare? Può continuare. Tu se raggiungi l'orgasmo puoi continuare? No. C'è un momento che si chiama periodo refrattario, il tempo che serve tra un'erezione e l'altra. C'erano tutti, periodo refrattario. Un momento in cui se ti porto Iva Zanicchi, che poi mi c'è con Belen Rodriguez, tu dici: mi interessa. Guarda, Belen l'ho messa per voi, a me piace Iva Zanicchi, cioè... ok, no ragazzi, allora voi siete ma la generazione del porno, quella adesso su internet eccetera, io internet non c'avevo la banda larga, c'ho 40 anni, le pippe me le facevo con la televisione, e siccome saltavo male Patrizia Rossetti, Mondial Casa alle 4:30 del pomeriggio, che era una bella gnocca, se arrivavo alle 6 dicevo: ok, il prezzo è giusto, alla Mazzanicchi si scoprì la caviglia e via, pippa, che devo fare? Amen. Sono nostalgici del passato. Lei, se raggiunge l'orgasmo, ottiene entusiasmo, cioè voglia di fare le cose, perché l'orgasmo femminile carica la donna, la pacifica. Tu, se raggiungi l'orgasmo, muori. Muori. Lei dice: oh, adesso andiamo in discoteca. Che cazzo dici? Discoteca? Come ti viene in mente di fare una cosa fisica? In discoteca fa che? Scopato, perché andarci? Il maschio è stato fatto così proprio perché limitasse l'aggressività. Se tu
fai sesso regolarmente, stai tranquillo. Se lo scopi, diventi un folle omicida. In Medio Oriente, reprimendo il sesso, che succede? Mettono il burka alla donna, gli mettono una cazzo di grata attraverso la quale vedono il mondo e uno scafandro fino alle caviglie. Quattro dita di crescita già, de pelo. Un maschio musulmano scopre sta donna e dice: quasi quasi mi faccio salta in aria oggi. Se invece quella bellissima ragazza medio orientale, mora con gli occhi verdi, la depili tutta e gli togli il burka, quando arriva all'emissario del momento dice: ehi, momento, anche se sei roscio del cazzo, ho scelto te. Tu scopri la donna, vedi questa figlia e dici: prima me la scopo, poi forse faccio la rivoluzione, forse. Perché ti calmi, togli l'aggressività. Se lei ti brucia la collezione francobolli Gronchi rosa e hai appena scopato, dici: perché l'hai fatto? Il giorno dopo ti incazzi. Non è ancora finito. Non ti basta? Vuoi qualcos'altro? Eh? Ti bastano per bene adesso. L'orgasmo della donna è dura come un film dei Pasolini, dei Fellini, 2-3 ore. Il tuo quanto? Una sbattuta d'occhi, 6 secondi, una merda. Che orgasmo è? Lei può fingere un orgasmo, tu puoi? Ci vogliono le prove, amico mio. Ah, io sono venuto. Come? Dove? Perché? Dove sta? Lei può fingere. Capisci che cazzo è situazione? Che situazione è? Una situazione in cui il maschio si sente macio, virile. Guarda che faccia che c'hai tu. Ti senti un cazzo di macio, vero? Ma quando scopi, vale un cazzo. Niente. Lì si azzera tutto. E la donna, se capisce questo, ci può rompere il culo. Perché non avendo potere politico, sociale, potere economico e religioso, c'è solo una cosa. Quando la dittatura preme, bisogna fare la guerriglia, come i Viet Cong con gli americani. Vivevano come topi dentro dei cunicoli, come topi, per non affrontarli in campo aperto. Hanno vinto la guerra. Voi donne dovete fare la stessa cosa, sacrificarvi. Un anno la dovete dare a tutti. Non scherzo. Fermo, che cazzo ti piacerebbe, eh? Ma anche tua moglie però lo fa. Ti lascia e ti dice: ciao caro, vado al vicino. Tua moglie, tua figlia, la mia compagna, la tua fidanzata va a scopare dal vicino. Sai perché sta facendo la rivoluzione? E distrugge tutti i legami maschilisti come la monogamia, la gelosia, il rapporto con la famiglia. Morirete in tante, perché il femminicidio aumenterà 10.000 volte. Ma la rivoluzione costa morti. Ma dopo un anno di questo trattamento ci portate a spasso come gli schnauzer. Dai, lecca un attimo e vai via. Dai, dopo un anno così, finalmente ci sarà la dittatura del clitoride deviato. Grazie.